Buongiorno a tutti, eccoci qua dopo la fiera di Bologna a presentare le nostre novità Logos Edizioni in arrivo per il mese di maggio. Il primo titolo di cui ho il piacere di parlarvi è Papà ha perso la testa. Papà ha perso la testa è un titolo scritto da André Bouchard e illustrato da Quentin Blake, che è questo illustratore famosissimo. Per aver illustrato l'opera di Roald Dahl. L'ironia, la capacità ironica di André Bouchard qui diciamo che sono anche espresse al meglio. Infatti, l'albo, che come dicevo fa parte degli albi della Ciopi, quindi è un cartonato grande, 21x23, a 40 pagine, si rivolge ai ragazzini da 6 anni in avanti. Di cosa parla? Parla di un papà che ha perso la testa, quindi si fa un po' riferimento al mondo degli adulti quando sì, ci sono, ma in realtà la testa ce l'hanno da un'altra parte. Questo viene raffigurato in maniera molto carina e divertente da Quentin Blake, da questo papà proprio che è letteralmente decapitato. Quindi la famiglia se lo trova in questa situazione, si mettono tutti a cercare questa testa per vedere dove diavolo possa essere andata a finire, cerca che ti ricerca, non la trovano e quindi cosa fanno? Decidono di crearne una di cartapesta e quindi hanno di nuovo il loro papà completo di capo. Lui naturalmente fa le cose che fa sempre, che fa di solito, no? Perché c'è questa super mega forza dell'abitudine che lo spinge nelle attività quotidiane, quindi va a lavorare, però è privo di volontà, quindi non si arrabbia quando i bimbi fanno confusione, aiuta in casa senza discutere, non russa, continua a fare le cose che fa di solito, quindi si rade, per esempio, rovinando la testa di cartapesta, oppure va a correre ma lascia la testa a casa. E i bimbi, fra l'altro, che sono abbastanza diabolici, diciamo così, capiscono che possono fargli fare quello che vogliono, lo portano a grandi magazzini. Gli fanno comprare qualsiasi cosa, anche un elefante blu, e lui, appunto, per la forza dell'abitudine, si ricorda il PIN in automatico, va a ballare, insomma, però si sente che non è presente, no? Fa le cose, ma appunto senza una volontà, senza una presenza vera e propria. Finalmente, però, torna il vero papà, si scopre che aveva lasciato la testa appunto in ufficio per una questione super mega importante, ma sono tutti davvero contenti adesso di riaverlo, testa compresa, difetti, pregi, però insomma in presenza, ecco, attivo e pieno di amore per loro. Poi, sempre per la collana degli albi della Ciopi, un nuovo titolo di Nikolaus Heidelbach è questa volta Marina. Quindi, dopo Da grande sarà una foca, una nuova storia dove il mare è protagonista. Qui abbiamo due ragazzini che un giorno sulla spiaggia, anche questo si rivolge a un pubblico dai 6 anni in avanti, dicevo due ragazzini, due fratelli che su una spiaggia incontrano una bambina da sola, misteriosamente, e quindi la portano a casa. E già si vede questo contrasto fra il mare, la libertà, la fantasia, possiamo dire, il mondo della quotidianità rappresentato da questo palazzone grigio e austero. La portano a casa e lei le danno dove dormire, condividono con lei i pasti, fa parte a tutti gli effetti della famiglia e parla pochissimo. Lei non parla, finché un giorno un estraneo passante ha una battuta infelice nei suoi confronti, lei si ribella in maniera abbastanza evidente e da lì in poi inizia a parlare, inizia a raccontare quella che è la sua esperienza, no? Un'esperienza che è quella di un mondo fantastico. Lei dice di essere appunto la figlia della regina dei mari e il suo padre era appunto il re. E qui la fantasia è traboccante, si vede anche magari il passato di Heidelberg, che come sappiamo aveva illustrato le fiabe di Andersen. E il mondo subacqueo è il pretesto appunto per introdurre un mondo fantastico fatto di colori meravigliosi e sgargianti. Soltanto che questi racconti suscitano un po' l'incredulità del fratello maggiore, c'è cioè un po' la contrapposizione fra il fratello maggiore che è già legato alla realtà
E invece il più piccolo, che ancora fa parte del mondo dell'infanzia e quindi crede senza filtri, tranquillamente, che ci possa essere un mondo meraviglioso. La situazione arriva a un punto critico quando lei racconta che anche sotto il mare si può andare a fare shopping e poi comprare con buste di plastica, e quel fratello più grande l'accusa di raccontare delle bugie, perché non è possibile, il mare sarebbe pieno di plastica, non ci può essere una vita, eccetera. Quindi lei si offende, ci rimane male, la mamma tenta di risolvere la situazione, ma lei appunto sparisce, i fratelli la vanno a cercare in camera, però lei non c'è più, quindi loro vanno sulla spiaggia e in lontananza si vede questa figura di ragazzina che si allontana. Il più grande dice sarà una foca, il più piccolo dice è una sirena, in linea con il suo carattere, però fatto sta che Marina se n'è andata, come già la mamma di da grande sarò una foca. E rimane però un oggetto, ecco, questo è importante perché comunque fa un po' da link fra il mondo della realtà e il mondo della fantasia. Rimane un oggetto a casa sotto il cuscino, il più piccolo trova il polpo di Marina. Quindi tutto è successo davvero, sembrerebbe. Per quanto riguarda invece i fumetti della Ciopi, abbiamo un'uscita, il secondo episodio, che ha per protagonisti Lilli e il mostro pupazzolo. Questi sono i fumetti della Ciopi a formato album, quindi sono 16x23, questo costa 12 euro, a 56 pagine, tutto scritto maiuscolo, e vabbè, le strisce sono quelle esilaranti che hanno per protagonista la nostra Lilli e il mostro che si è inventata e che a tutti gli effetti è diventato un partner, un elemento della famiglia, della sua famiglia, e quindi come tale partecipa a tutte le attività alle quali partecipa la nostra Lilli, quindi va al parchetto, quindi va in piscina, va alle feste di compleanno, tutto sempre, no, con questa grande ironia e divertimento, con tante battute, va a scuola e subito la maestra addirittura sviene. Sono, come dicevo, tutto scritto maiuscolo, si rivolge a bimbi dai 6 anni in avanti, e le strisce sono brevi, sono un paio di pagine, non di più, quindi si può leggere tranquillamente, non è una storia lunga, ma è adatta anche a una lettura, diciamo, frammentata, questo insomma per il mondo del fumetto che aiuta alla lettura. E sempre per i fumetti, infatti, abbiamo anche in arrivo, volevo far vedere le ultime pagine così sgargianti, quali vedete al cinema col papà, insomma, sempre una gag, un dialogo fra l'altro fra i due super divertente. Qua vanno addirittura alla manifestazione ambientalista, insomma, diciamo che le situazioni sono quelle quotidiane super, super divertenti però. E invece sempre per i fumetti esce una nuova avventura dei Cosa Chi. Allora, i Cosa Chi sono questo gruppo di amici molto variopinti e divertenti, che sono Raul, Olivio, Mixo, Petula, Cocuzzo e Pamela. La cosa carina fatta da Tayek e Rive League è che sono personaggi estremamente caratterizzati, non soltanto per l'abbigliamento, anche questo tutto scritto maiuscolo, ma anche per le caratteristiche, le particolarità del carattere, no? Quindi interagiscono fra di loro e con i personaggi che via via incontrano in maniera molto, molto denotata rispetto al loro carattere. Qui la ragazzina Petula viene incaricata, deve scrivere una storia per la scuola, quindi va nel panico, non sa come fare. Allora il suo amico Olivio le disegna un libro. Da questo libro salta fuori un personaggio che è appunto Cappuccetto Giallo con le strisce catarifrangenti. E da qui inizia l'avventura, perché Cappuccetto Giallo naturalmente deve andare dalla nonna, e quindi affrontano il bosco. Nel bosco prima incontrano questo ranocchio, che poi viene prontamente baciato, ma viene baciato non tanto bene, quindi rimane un po' principe, un po' ranocchio. E attraversano il bosco, e naturalmente nel bosco, per esempio, ti possono incontrare il lupo sonnecchia bello tranquillo col suo triciclo. Allora prontamente cosa fanno? Cancellano le ruote del triciclo, di modo che lui non possa, della biciclettina, in modo che lui non li potrà seguire velocemente. Ecco, qui c'è un richiamo, un momento interessante della crescita, quando si tolgono le ruotine alle biciclette. E niente, infatti il lupo si butta sulla bicicletta, ma siccome non ci sa andare senza ruotine, si schianta contro la porta, bam!
E insomma, i nostri arrivano finalmente dalla nonna perché Cappuccetto Giallo, non ve l'ho detto, doveva portare alla nonna una chiappa mosca e un vasetto di gel per i capelli. Perché la nonna è un personaggio un po' particolare, la vediamo qua subito, eccola qua, capelli cotonati viola, e vuole aiutare i nostri eroi a liberarsi del lupo, quindi lo attirano con un escamotage in casa e lei deve fare l'incantesimo che lo trasformerà in un moscerino, se non che non le riesce, l'incantesimo lo trasforma in un mestolino e propone con questo mestolino un'inquietante zuppa di crauti e cozze, alla quale, cioè, tutti rifiutano con molta eleganza ed educazione, non la vogliono, non la mangiano, però accompagnano la piccola Cappuccetto Giallo alla fermata dell'auto e sono pronti per una nuova avventura. Quindi questa è una terza avventura ormai con il Cosa Chi, che poi proseguiranno nell'autunno con altri due titoli specifici, uno per l'inverno e uno per Halloween. Quindi questi sono i titoli che arriveranno adesso a maggio, e che avremo naturalmente ben esposti al Salone di Torino, dove vi invito a venire. Saremo all'Oval come tutti gli anni, il T22, comunque quando si arriva all'Oval siamo il primo stand. Vi volevo ricordare anche le promozioni che facciamo per le vetrine tematiche, quindi con le quali suggeriamo una serie di titoli sui quali riconosciamo un piccolo sconto ogni due copie. Per esempio, il mese di maggio, il mese della mamma, non faccio presto a ricordare i nostri titoli: uno è Essere Madre, della Paolini, per esempio, che abbiamo visto adesso a Bologna, c'è anche la mostra degli originali sempre a Bologna, Tavole Silent, un pubblico un pochino grande che sappia capire la complessità del concetto di maternità espressa da questo libro, che non è solo gioie ma anche dolori, non è solo maternità in senso stretto, ma insomma è prendersi a cura e qualcosa, no? Avere cura di qualcosa, di qualcuno. Poi vi posso ricordare anche molto volentieri Mia Madre dell'Emmanuelle Dar, questo sempre un testo splendido, nel senso che con poche righe l'autrice, la nostra Stéphane Servan, individua le caratteristiche di una mamma. E queste caratteristiche sono ovviamente fantasticamente illustrate da Emmanuelle Dar, si può affiancare anche a Rifugi o Amiche per la vita, solo per citare alcuni dei più collegati a questo tipo di titoli. Oppure vi posso ricordare Matrioska, sempre di Anna Paolini, il testo qua è di Dmitry Inchiov. Fa parte della biblioteca della Ciopi, questa è una piccola brossura, però la copertina è molto, molto accattivante, racconta un po' la storia di come sono nate in Russia le matrioske, no? Di questo falegname che costruiva bambole, ne costruisce una talmente bella che la vuole tenere per sé, e poi lei gli chiede appunto di crearne un'altra figlia, e poi la figlia vuole un'altra figlia, insomma da qui nasce questo bellissimo gioco, oggetto che piace tanto anche ai bambini, anche ai grandi, sono veramente affascinanti. Poi vi segnalo Un regalo per la mamma, che è veramente il classico regalo che si può fare alla mamma quando si ha pochi anni. E è illustrato da Alessandra Manfredi, che direi che con questi birretti ci conquista, perché sono simpatici, dolci, carini, che vogliono fare un regalo alla loro mamma, e qual è la cosa che si può regalare più apprezzata? Un abbraccio che non ha prezzo, ma ha un valore immenso per le mamme. E poi niente, concludo questa piccola rassegna di titoli dedicati alla mamma con il Tiblo Blu, vuole bene alla sua mamma, qui Tilù, questa è la collana dei Pinipini, quindi sono i quadrati piccoli cartonati a 10 euro, qui vabbè, lui con il papà vogliono sorprendere la mamma, farle un regalo meraviglioso, quindi fa una sorta di brainstorming dove lui raccoglie tutte le idee, no? Come si fa quando si fa regalo a qualcuno, ma gli farei quello, cioè l'ombrello rosso, la bicicletta blu, una bella pianta, una giacca nuova, raccoglie tutto, insomma, insieme al papà alla fine riescono a contentare la mamma, che sicuramente sarà super, super, felice. E quindi finisco con questo appunto la mia carrellata per i titoli di maggio.
Vi saluto e vi aspetto per la prossima presentazione. Un saluto da Logos Edizioni.